Siamo qui con Giacomo Poretti, illustre collaboratore della stampa, che oggi è anche stato partecipato insomma, alla riunione di direzione su cui si progetta il numero di domani. Chiedo prima di tutto un po' un'impressione che hai avuto, insomma oggi anche una giornata con alcuni fatti abbastanza tragici, insomma forti, di cui si è parlato. Ecco. Sarà banale, ma emozionato. Mi sentivo anche in imbarazzo perché è un luogo, quello dei giornali, che mi ha sempre interessato, perché sono un lettore fin da quando ero bambino di giornali, e quindi venire nel luogo dove in un paio d'ore si decide il 90% dell'impaginazione della testata che si leggerà domani è molto curioso, molto affascinante, molto bello, insomma, è stato un privilegio, ecco. Senti, un privilegio naturalmente per la stampa averti come firma, insomma come collaboratore. So che sei stato abbastanza corteggiato dal direttore, diciamo la verità, sì, a suo tempo. Sì, ma ho ceduto subito. Nel senso che conoscevo da poco tempo il direttore Mario Calabresi, e poi lui è venuto a conoscenza di cose che avevo scritte grazie ad un vostro altro collaboratore, Gianni Riotta, e quindi mi hanno chiesto di poter pubblicare queste cose. Io ben volentieri l'ho fatto, e poi il direttore mi ha chiesto di avere un appuntamento fisso bisettimanale. Un po' inconsciamente e inconsapevolmente ho accettato. Finora mi diverto, fino a quando non mi licenzierà, insomma. Certo. Tu scrivevi, diciamo, comunque scrivi, è una cosa che fai abbastanza, sì, da tempo, credo. Sì, da un po' di ovviamente per il lavoro che faccio con i miei soci è un altro tipo di scrittura, molto più nell'immediatezza. Noi costruiamo i nostri pezzi non proprio scrivendoli sulla carta, ma improvvisandoli proprio sul palco o dove ci dobbiamo esibire. E poi per divertimento, per i fatti miei, ho sempre un po' scritto riflessioni o commenti su fatti di cronaca o di costume. È capitato che sia stato invitato in un'occasione, insomma, pubblica abbastanza importante, lì ho scritto una cosa e il direttore Gianni Riotta l'hanno letta, gli è piaciuta e mi hanno chiesto di fare sta cosa. Sì, la chiave tua poi è molto particolare, ci sono, come dire, riflessioni spesso con anche un po' di richiami all'infanzia, no? In qualche modo, alla famiglia, al passato. È interessante, forse non è la cosa che uno si aspetterebbe subito da te, no? Questo ha fatto scoprire un lato, sì, ecco, un po' diverso, sì, tuo, perché, mi pare. Perché per divertirsi, cioè uno dice fai già il tuo lavoro, se devi replicarlo. Certo. No? Allora, il divertente è fare dell'altro, e trovo che sia divertente o interessante, dopo quello che faccio, nelle cose che scrivo, nel segnalare un cambiamento veramente ponderoso, no? Tra la mia generazione, io ho 55 anni, e quello che sta accadendo adesso, il tipo di vita che ho trascorso nella mia infanzia, nella mia adolescenza, rispetto a quello che accade adesso, è veramente strabiliante, non si riesce a credere. E allora, siccome alcune cose vengono guadagnate con la modernità, ma molte vanno perdute, allora mi sembra quasi che testimoniare di quella cosa sia importante, anche se alla fin fine rischia di rimanere solo un fumo di nostalgia, però mi sembra importante testimoniare certe cose. Sì. Poi alla fine le prenderemo, le raccoglieremo e uscirà un ebook. E questo dovete chiederlo a Mario Calabresi, direttore, che è anche il mio editore. Ah, ok. Perfetto. Grazie.